Ciao fragoline, benvenuti in un nuovo video. Allora, sto registrando di sera, sono credo le 8:30, 9. Per un semplice motivo che devo registrare tanti altri video e non ce la faccio ovviamente nel giorno in cui dovrei registrare. Per cui lo sto registrando adesso perché questo video voi lo vedete martedì. Spero di riuscire a montarlo e pubblicarlo. Come leggete dal titolo, ho fatto shopping da Shein. Questo è il pacco che mi è arrivato e ovviamente in tema Halloween, per cui adesso vi faccio vedere tutte le cose che ho comprato per Halloween, che ho intenzione di, vi spoilerò già questa cosa, di registrare un vlog di Halloween, però un po' diverso, un po' speciale, per cui lo vedete sabato, con queste cose che ho comprato. Io adesso vi faccio vedere tutte le cose che ho comprato. Allora, per fare veloce vi metto i prezzi di fianco, cioè sia il prezzo quanto costava e sia quanto io l'ho pagato. Per cui tutti i prezzi che metto sono in poche parole scontati, perché ho preso tutto scontato. Avevo il buono, se non sbaglio, di 50 euro, perché ogni volta Shein mette il buono, praticamente ogni buono, e allora giustamente ho avuto questa opportunità tutto scontato. Prima però di iniziare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, lasciarmi un like se vi piace questa tipologia di video così ne farò altri e un commentino qua sotto se voi acquistate da Shein e se avete comprato queste cose qua. Detto questo, sono un bel po' di cose, per cui spero che si vede bene quello che vi faccio vedere, ma tanto vi ricordo che di fianco a me ci saranno delle clip dove registrerò ovviamente il giorno dopo che c'è il sole e vi faccio vedere meglio la roba indossata, così almeno non la vedete al buio perché io ho messo, diciamo, la luce potente. Non so se si vede bene. Comunque, vabbè. Allora, iniziamo. C'è una cosa che ve la farò vedere però nel vlog, per cui vi metto solo la foto. Praticamente per farvi un esempio di quello che ho comprato. Comunque, pesco a caso, iniziamo praticamente il pacco è arrivato dopo 2 settimane. Voglio già avvisare questo. La spedizione è veloce perché arriva dopo 2 settimane da Shein. Iniziamo da questo, che non lo apro perché sennò si sporca. A parte che tutte queste cose qua andranno lavate, quando io ovviamente compro le cose vanno sempre lavate, messe in lavatrice, così sono più pulite. Non ve lo apro, ma vi metto di fianco qua la foto e il prezzo, sia quanto l'ho pagato io e quanto costa, e vi metto la foto praticamente del completo delle lenzuola. Sono due federi e se non sbaglio c'è il copripiumino, per cui io non lo apro tutto ma vi faccio vedere solo la foto. Comunque ci sono due federe e il copripiumino, è bellissimo perché, cioè, se volete vederlo, che siete curiosi a vedere sul letto come sta, seguitemi, iscrivetevi al canale che sabato vedete come sta sul mio letto, mio matrimoniale. Dunque, questa è la cosa che ho preso. La misura, vi dico la misura, 2,30 x 2,20. Questa è la misura, se per caso volete comprare anche voi, diciamo, queste due federe con il copripiumino per il vostro letto, il mio è matrimoniale. Andiamo avanti. Ok, ho preso questo. Adesso vi faccio vedere. Per far veloce, ripeto, metto i prezzi di fianco perché non mi ricordo e dato che questo video lo sto facendo veloce, appunto, per motivi che non riesco a fare,
più i video normali e allora comunque sto facendo il video alla sera, mai fatto in vita mia. Ho preso queste calze di Halloween, come vedete, tanto poi ve le farò vedere anche da vicino. Allora, sono quattro paia di calze, uno nero con la faccia della zucca di Halloween, l'altro bianco con la scritta che non so cosa vuol dire perché giustamente non so l'inglese, poi quelle arancioni col pipistrello, queste nere col fantasmino e per finire queste bianche con scritto Boo. Così, tanto vabbè. Voi vedete tutto da vicino e i prezzi di fianco, così almeno facciamo prima perché sennò sto video dopo dura l'eternità. E ho preso queste calze che mi sono piaciute, sono anche belle pesanti, calze quelle corte però pesanti. Poi queste calze sempre indossate, ma quasi quasi non le apro, le faccio vedere nella clip. Queste calze praticamente a teschio, a rete, che tanto si vedono. Queste qua le ho prese così perché mi piacevano e spero che indossate, stanno bene, per cui voi ovviamente vedete la clip. Comunque ho preso queste qua, che le ho pagate pochissimo. Le ho prese, mi sembra, anche bianche, infatti ne ho prese due. Adesso le avvicino. Uguali, proviamoli perché no. Tanto credo che vanno bene anche se va in giro, per cui non credo che li metto solo quando c'è Halloween, ma anche quando vado in giro. Poi ho preso sempre calze, queste qua. Queste sono, spero, corte perché non ho visto neanche se sono quelle lunghe. No, sono lunghe. Ho sbagliato, ho preso le calze un po' lunghe. Vabbè, comunque queste sono nere e arancioni con i disegni, ad esempio lo scheletro, la ragnatela, la scopa, c'è il fantasma, la zucca, praticamente un po' di tutto. Sono molto carine, anche queste qua abbastanza un po' pesantine. Scusate se alzo la voce, ma giustamente, quando non sono mai a casa da sola, c'è mio fratello che mette la musica a alto volume. E allora, per copyright, io devo alzare la voce. Comunque, ho preso queste calze molto carine, che anche queste costavano poco, e allora ho detto perché non prenderle? Tanto alla fine, chi te le vede le calze su? Nessuno. Poi posso metterle anche di più per casa o non lo so. Adesso vediamo se mi trovo bene. O li metto quando vado in giro oppure li metto anche, cioè tanto alla fine è uguale, non credo che cambiano. Poi andiamo avanti. Ho preso, allora passiamo, ok, ho preso questo che è impacchettato, che devo farvelo vedere perché sennò così non capita niente. Allora vediamo un po'. Questo che è un copri, ah, ma questo è tipo cotone leggero, è un tipo una maglietta grande che copre la, per farvi capire, comunque credo che mi va bene perché sì, ho preso, allora, non è male, cioè è carino, io non sono brava a diciamo spiegare come è fatto. Comunque questa è una XL, tanto la vedete anche indossata. Comunque ho preso questo qua che è carino e non lo so se lo userò per andare in giro perché poi dopo ovviamente mi vergognerò, ma dato che mi piaceva e dato che è in tema Halloween l'ho preso. Per cui in poche parole ho preso questo qua, che vedete sia indossato e il prezzo di fianco, così capite meglio. L'ho visto, era scontato e in più mi piaceva. E allora ho detto, perché non prenderlo? Andiamo avanti. Ok, passiamo a questo.
Allora, vediamo. Questo dovrebbe essere un vestito. Ho controllato. Allora, ho aperto il pacco per controllare l'ordine, perché non si sa mai se era sbagliato. Questo è bello pesante. È praticamente un vestito nero con la faccia di zucca. È particolare perché sotto è praticamente tagliato. Un po' va lungo e di fianco è tagliato. Io non so spiegare bene, ma tanto lo vedete indossato, ma credo che ho preso una taglia un po' troppo grande, perché a parte che è lunghissimo, però è carino. Questo qua mi sembra che anche questa è una XL. Una XL. Io ho preso tutto grande perché avevo paura che non mi andava la roba. E dato che i cinesi vestono taglie piccole, allora ho detto è meglio prendere una taglia un po' più grande. Però, vabbè, l'importante è che mi va. Poi, chi se ne frega. Poi, passiamo a questo. Questa è una taglia, sempre la stessa. Pensavo di aver messo una taglia diversa, invece è uguale. Vi faccio vedere. Questo invece è un pigiama, che mi piaceva di più questo e ho voluto prenderlo. Allora, il sotto ha i pantaloncini, così. Infatti anche questo ho preso una taglia più grande. Ha i pantaloncini così carini, però è più estivo, mi sembra. Cioè, che invernale, con gli scheletri, molto carino. C'è anche il fiocchettino in mezzo, piccolino. Questo è il sotto e praticamente è completo. Ha il sotto e il sopra. Il sopra invece è una canottiera con le mani da scheletro, troppo bella. Appena l'ho visto ho detto no. Poi secondo me a me va bene, perché ho, diciamo, abbondante, per cui credo che è anche carino. Ovviamente è corto, però secondo me potrebbe anche andare bene quando va in giro, però giustamente, dato che è corto e a me non piace far vedere la pancia, giustamente ci metterò una maglietta, come ad esempio questa, che farà così. Ho visto che è un pigiama, però chi se ne frega, cioè l'importante secondo me è che se per caso va bene anche per metterlo in giro, almeno la maglietta secondo me è carino. Andiamo avanti, se no sto video dura troppo. Poi ho preso altri due paia di calze. Allora, queste ho letto che erano trasparenti appena li mettevi su. Non lo so se è vero, ma tanto lo vedete nella clip. Anche queste pagate poco. Queste qua però sono in carne. E dice anche che puoi lavare. Comunque, questi qua sono in carne e dovrebbero essere trasparenti. Vedremo. Non sto a aprire le confezioni, perché sennò ciao. Ho preso anche queste qua bianche, però io queste qua io le apro con voi, perché voglio essere sicura che sono più o meno quelle che ho ordinato io. Perché c'è la bustina di qui. Sì, sono calze. Mi sono anche tagliata. Sì, sono leggeri. Sono fatte così, molto leggeri. Sì, potrei aprire anche quelle, però vabbè, sono così. Pensavo che erano molto più, che si vedevano di più, ma invece sembra, vabbè, fa niente. Comunque non sono male le calze bianche. Andiamo avanti. Ho preso anche questo, che è la stessa cosa che vi ho fatto vedere prima, però pipistrello. Perché non prendere anche questo? Questo è abbastanza pesantino, la taglia è uguale, infatti come vedete è troppo figo. A forma di pipistrello nero. Anche questo qua, secondo me, sì, va benissimo. Io me li provo, però non riesco a capire il perché, se voi vedete quale clip. Vabbè, comunque credo che è figo. E perché? Questo
Secondo me posso anche andare in giro con questo. Non sarebbe male. No? Che dite? È troppo carino anche questo qua. Ho detto, perché prendere solo quello a forma di zucca se c'è anche quello a pipistrello? Ormai stavo prendendo quasi tutto il negozio sul sito, però ho detto, vabbè, dai. Accontentiamoci di queste cose perché ciao. Infatti, come non poter mancare altre calze? Perché giustamente non so perché ho preso così tante calze. Allora, le calze sono taglia unica, per cui credo che mi dovrebbe andare bene. Allora, c'è la stessa, sempre così belle pesanti, nere con la faccia di zucca e arancione sempre con la faccia di zucca. Quasi quasi li metto indossate. Anzi, in un vlog ve le faccio vedere indossate. Così almeno puzzano, per cui è meglio, sì, è meglio che li lavo. A parte che io ho sempre lavato le cose. Poi passiamo a questi. Non potevano mancare. Perché? Queste sono delle luci che voi mettete le pile dentro, quelle piccole, e in poche parole si accendono. Sono questi qua. Si accendono e si illuminano. Sono a testa di zucca con il cappello di strega. L'ho viste, costano 5 euro, un bel po'. Ma dato che mi sono piaciute e le volevo per decorare, ho detto perché non prenderle. Poi a me piace Halloween, a me piace decorare e sinceramente mi piace Halloween. Non so quante volte voglio dirlo, ma non riesco a resistere, specialmente se sono cose carine. Comunque, per finire, che non c'entra niente con Halloween, dopo aver fatto vedere tutte le cose di Halloween, vi faccio vedere una cosa che non c'entra niente di Halloween, ma capirete il perché l'ho presa. È una cover, e voi dite, una cover rossa. No, non solo una cover rossa, perché è particolare, è adatta a me, ma specialmente adatta al canale. E perché dico così? Perché è fatta così, e adesso sto vedendo, sì, è quella giusta, sì, è rossa, ma perché? Perché ovviamente l'ho presa perché ha la fragolina, come si è presa perché è ha questo supporto che si attacca qua, infatti c'è l'adesivo che si attacca qua, voi la mettete qua, la cover risulta così e vi regge il telefono. E perché l'ho presa rossa con la fragolina? Perché è in tema col mio canale, cioè in tema in senso che c'entra col nome del mio canale. E dato che ho trovato anche un'altra cosa, sempre fragolina, però su Amazon, che poi la prenderò e vi farò vedere. Allora, ad oggi in poi, quando trovo qualcosa con la forma di fragolina o fragolina, io prendo tutto, così almeno secondo me è carina, perché io non l'ho mai avuto. Adesso vediamo se... Allora, perché devo montare? Però tanto ve lo farò vedere sul telefono e vi farò vedere come viene. Però non ho resistito, è troppo figa sta cover con la fragolina. E allora ho pensato al mio canale, ho detto perché non comprare sta cover, che poi io cover non ne ho del telefono nuovo, ho solo la cover quella nera batteria, che c'è integrato la batteria, e uso sempre quella, solo che è talmente pesante che, dato che c'è dentro, compresa dentro la batteria, e tu schiacci il pulsante e l'accendi, dopo un po' mi sono stancata. Allora ho comprato la cover un po' particolare, perché è particolare. E niente, queste sono le cose che ho preso. Il video già ha durato tanto, meno male che non ho aperto tutto, ma tanto avete già visto tutto indossato. E tanto lo vedete anche nel prossimo vlog, che sarà il vlog di Halloween. E se riuscirò, farò un altro video, sempre a tema di Halloween, giovedì, spero.
ma con tanti impegni che ho sarà un po' difficile fare 3 video in questa settimana. Detto questo, fatemi sapere cosa vi è piaciuto, fatemi sapere se avete acquistato anche voi da Shein su queste cose di Halloween o se acquistate da Shein e niente, se volete farmi sapere qualcosa scrivetemelo qua sotto nei commenti. Detto questo, che il video è durato un po' troppo, noi ci vediamo al prossimo video. Io vi saluto qua e spero che questo video vi sia piaciuto. Ciao e al prossimo video!